Mi ricordo che da ragazzi, capitempo, c'era verso la fine degli anni 80, era arrivata anche in televisione la storia delle streghe di Montecchio. Non, sì, sono piacere che uno. Noi, onestamente, del posto non conoscevamo questa storia e quindi quando è comparsa la prima volta in televisione questa storia, su Piacere Re 1 all'epoca, noi ragazzi dell'epoca, ovviamente subito, essendo interessati e appassionati di questa tematica, avevamo drizzato le orecchie e abbiamo detto: ah, ce l'abbiamo a portata di mano, a 2 passi da Viterbo, a Bagnaia, andiamo a cercare questo trono e questo progetto delle streghe di Montecchio. E abbiamo tentato, fine anni 80, fine anni 90, da soli tentammo più volte di trovare questo crociere e questo trono in mezzo a questa selva, non riuscendoci. Quindi alla fine, per forza o per amore, abbiamo dovuto chiedere direttamente a chi poteva portarci direttamente sul posto. E quindi, ecco, era nel 92, mi sembra. Nel 92 ci siamo in inverno, ci siamo conosciuti, Lisa è stata molto molto gentile e ospitale nel sopportare un gruppo di giovani pazzi che in qualche modo ossessionavano poi e stressavano. Aspettavate la tredicesima fila. Esatto, un sabato sì, un sabato no, più o meno, andando a rompergli dentro casa con domande di più assurde, quindi insomma tanta pazienza. E poi alla fine insomma siamo andati sul posto, grazie alle sue indicazioni. E finalmente abbiamo trovato anche noi i posti principali che insomma in qualche modo rappresentano la leggenda delle streghe di Montecchio. Da quel giorno di passi sono stati fatti tanti, perché chiaramente poi nel frattempo, anche grazie a Franco che rappresenta un po' la parte diciamo più storico-scientifica della coppia, sono stati scoperti anche tanti documenti storici, insomma, di un certo livello, di un certo valore, che hanno in qualche modo non solo arricchito la storia, ma anche accreditato quello che era inizialmente solo una leggenda. È diventata una storia, anche diciamo, supportata da una documentazione effettiva, che in qualche modo rende tutto ancora più interessante, ancora più affascinante. Per chi non mi conosce, io sono Elisa e che cosa faccio? Rispondo subito a una domanda che mi ha fatto una signora qui presente. Perché, come è iniziata questa storia, come mai le streghe si sono interessate di me o io mi sono interessata delle streghe? Io come mestiere faccio il pittore, da sempre, chi mi conosce lo sa, ho fatto sempre questo lavoro. Ma non, devo dire prima di tutti che non sono stata io a cercare la montagna e le streghe, ma è stata la montagna a cercare me e me sola. Sembrerebbe che da 6.000 anni aspettava qualcuno. Con questa idea fissa in testa incominciai a chiedermi di più, volevo sapere di più. Cominciai ad andare nel borgo a chiedere alle donne più vecchie che c'erano se sapevano raccontarmi qualcosa. E tutti incominciarono a raccontarmi, chi mi raccontava una cosa, chi un'altra, ma c'era sempre una sorta di pudore, quasi una paura a raccontare di queste streghe. E passato molto tempo, soprattutto davanti alla porta di una donna anziana che chiamavano zia Mattia, sono stata molto tempo sulle sue scale ad aspettare che mi aprisse e raccontasse. Perché non voleva raccontare, perché mi diceva e mi dava del voi: se io vi racconto quello che ho visto, mi diceva, voi non ci credereste e vi prendereste per matta. Ma io alla fine, fuori di stare seduta sui suoi gradini, alla fine lei mi ha raccontato. E mi ha raccontato tante storie bellissime, ma per le vivere, che non va in letargo, e per altri 1.000 tabù, nessuno era mai salito sul Montecchio, tant'è che la montagna era tutta chiusa di spine e i sentieri non c'erano. E mio marito non mi ha mai portato, nonostante avessi giocato su tutte le montagne dei Cimini, meno che sulla Piana Sacra. Allora io sempre gli chiedevo questo, ma lui ha detto non ci si può andare, finché un giorno per accidente, o un incidente come vi pare a voi, la montagna ha preso fuoco. Finalmente Montecchio, la Piana Sacra, era in balia delle fiamme, dalla mia finestra l'abbiamo vista, guardavamo, e io contenta, dico adesso si può andare. Dicevo, che scusa trovi adesso? Come facciamo? Non ci sono serpenti, non ci sono vipere, i sentieri sono aperti, perché si narrava che se uno passava sul Montecchio, in particolare
c'è la leggenda di Sara, che si faceva questo sentiero e subito il sentiero passato alla predestinata si chiudeva e ci si può perdere. A noi una volta è successo, ma questa è un'altra storia. Allora ho detto, bene, adesso mi porti, andiamo. E siamo andati. Era una bellissima giornata, siamo andati io, mio marito e mio figlio. Con lui c'erano dei ragazzi, erano tutti tredicenni allora. C'erano dei ragazzi, siamo saliti, aveva bruciato da poco. C'era tutta erba tenera, c'erano i piccolissimi gigli, sapete, quelli senza gambo, che crescono subito perché poi dopo ci sono le foglie e non hanno tempo e quindi non sprecano l'energia per fare il gambo. C'erano tutti questi fiori viola, questi gigli, verde, verde. Una volta arrivata in cima ero stanca, perché correvo, saltavo, mio figlio registrava, io anche registravo con un nastro tutto quello che vedevo. Allora ci siamo, io e mio marito, sdraiati proprio sulla cima, mentre i ragazzi, no, figuriamoci, i ragazzi hanno continuato a correre, a saltare intorno e avevano trovato tutti dei bastoni, bastoni empirici così fatti nel posto. A un certo momento io, da sdraiata com'ero, mi giro per vedere mio figlio, per vedere i ragazzi che facevano, e vedo Massimiliano che stava con questo bastone in mano e l'ha piantato sopra un masso grande, grande. E ho visto che questo masso si è aperto come un'arancia e ha inghiottito i ragazzi tutti. Con un urlo e un balzo sono corsa su a vedere, gridavo come una pazza, mio marito dietro, che c'è, che c'è. Siamo arrivati sopra questo masso, per fortuna non era successo niente, i ragazzi stavano lì e giocavano. Allora ho capito che era un segno molto importante, perché zia Mattia, come vi ho detto prima, la mia fonte più importante, raccontava sempre che c'era sulla piana, chiamava queste creature per nome, c'era il trono di Sotta, e c'era questo, e c'era quello, e chiamava le figlie della luna con nomi propri, per cui c'era Malassunta, e c'erano tutte queste sacerdotesse. Allora ho cominciato a dire, allora se io ho visto questa cosa, qualche cosa ci deve essere, perché se l'ho vista, ho cominciato a guardarmi intorno, ho cominciato a prendere, tutto era bruciato, a prendere la sterpaglia bruciata, le felci, tutti i roghi bruciati, a tirarli. Sapete, sulla montagna quando uno tira ciò che è terra, e se sotto c'è un manufatto si presenta pulito come se fosse stato appena scolpito, non so se vi è mai capitato, perché le radici si sono mangiate tutto. E nel tirare abbiamo trovato la prima cosa subito il sedile grande, quello che la leggenda vuole di Sotta. E accanto il sedile piccolo, ho detto guarda Franco, allora qui c'è anche l'impronta del gigante, tiravamo tutto, abbiamo cominciato a pulire, abbiamo trovato appunto l'impronta della schiena, l'impronta della testa, l'avambraccio, tutto come racconta la leggenda, perché il trono sembrerebbe, ha più leggende, più versioni, sembrerebbe in realtà che sia un letto d'amore, perché è come un tavolo da parto, cioè da mettersi seduti, sì, ma poi ci sono scolpiti proprio la postura delle gambe, quindi si deve stare con le gambe aperte come appunto per partorire o se volete per amare, per un amplesso, che poi è la stessa postura. Quindi si racconta appunto che lì la regina Sotta partorisse ogni 3.000 lune questo figlio nato dall'essere alato, e accanto la sedia del testimone per vedere se il bambino veramente nasceva dalla regina. E poi sotto c'è come un contenitore dove scivolava appunto la divinità nascente. Ma non basta, perché c'è tutta la forma dello schienale, tutta la forma della testa grande, come se indossasse una corona o un casco. E poi l'avambraccio, perché le mani restano ritte così, l'impronta finisce così, come se io stessi attaccata a una corda per partorire, se volete, oppure abbracciata a un uomo per l'amplesso. Queste sono le due versioni, poi ci sono altre più pittoresche che non starò qui a raccontare, ma poi Dio avrà la fortuna di vederlo e di sdraiarsi su quel masso, il masso racconta da solo, non c'è bisogno di tanto, perché basta lasciarsi andare. E tutte le persone che in questi 25 anni sono salite, tutti alla fine raccontano la stessa cosa. Quello che vedono è tutti la stessa cosa. Quindi non può essere una casualità. Poi partendo dalla storia, quella reale, quella documentata, quella che diceva Isa sulle disciplinatrici, dovete sapere che questi documenti, uno sta all'archivio di Stato, un altro sta nell'archivio
di Bolsena e un altro sta nell'archivio parrocchiale, per cui quando abbiamo trovato uno poi si sono sparsi gli altri e poi è stata fatta anche una tesi di laurea su questi documenti che sono stati trovati. Scopriamo che a Bagnaia, ed è solo a Bagnaia, questa è una cosa unica nel suo genere, c'è queste disciplinatrici. Dovete sapere che nel 1300 nasce una confraternita che si chiamavano dei disciplinati o flagellanti, perché portavano legata alla cintola un flagello. E chiaramente in quei tempi non c'era la ASL, l'assistenza eccetera, ma c'erano le confraternite che ognuno aveva un compito, quelli che curavano i malati, quelli che trovavano i morti nelle campagne e le portavano al cimitero. Quindi questa confraternita si chiamava dei disciplinati. E tra l'altro poi una cosa ancora più interessante, qui c'è anche un altro dell'associazione Amici di Bagnaia Arte e Storia che ne può testimoniare, abbiamo trovato la, come si chiama, il regolamento, Antonio, quello dei disciplinati, la, il regolamento, come si chiama? Lo statuto dei disciplinati di Viterbo del 1300, l'abbiamo trovato per caso a Bagnaia. E, dicevo, a Bagnaia scopriamo che c'è una confraternita al maschile con un capitano, un massaro, un consiglio di amministrazione, e aveva una chiesa che attualmente chi conosce Bagnaia è la chiesetta appena si entra sulla destra, che adesso si chiama Madonna della Porta. Mentre scopriamo con questi atti notarili che c'era una compagnia esclusivamente al femminile. Adesso dice, beh, che c'è di novità? Dobbiamo però calarci nel 1400. La donna era considerata a livello di un animale, non aveva nessun diritto, quindi proprio zero era. Beh, nel 1400 scopriamo che c'era una confraternita esclusivamente al femminile, dove c'era una capitana, una massara, un consiglio di amministrazione. E in un documento queste donne ordinano ad un uomo, quindi una cosa eccezionale, che le donne ordinano ad un uomo, di abbandonare il loro terreno pena una denuncia criminale nei confronti di questo uomo. Un'altra pergamena, quindi sono atti notarili, non è che, queste donne si trovano, perché il notaio quando faceva questi atti diceva dove stava, non è che c'era l'ufficio allora, diceva che stava davanti al sagrato della chiesa oppure stava dove scrivevano. Si trovano nella chiesa di Santa Maria, si chiama Santa Maria del Rosario, perché quella è una chiesa sicuramente del 1200 dalle mura che ci sono. E trattano con i tre parroci della chiesa l'acquisto di un pezzo di chiesa per seppellire le consorelle, cosa che era, diciamo, quasi vietato, essere le donne sepolte nella chiesa. L'altro, che si collega alle leggende delle streghe di Montecchio, che hanno un terreno nell'ara di Montecchio.